su questo punto. Recording in progress. Ok, perfetto, si sente. Sentite girare un cucchiaino, bevo un secondo un caffè al volo e poi partiamo. Intanto ho già proceduto alle analisi del Nasdaq e del Dow Jones. Per chi è iscritto al canale Telegram gratuito, no, non le ha viste perché le ho pubblicate solo sul canale degli abbonati. E dopo magari, a parte che tanto adesso ci sarà qua la diretta, poi magari le metto anche di là. Allora, tanto per dare un resoconto, ieri abbiamo preso uno stop sul Nasdaq, io non mi sono sentito di chiudere, di tenerlo per rispettare il money management. Sostanzialmente qua sono uscito, simpaticone, è andato ben oltre quello che era il prezzo di ingresso, però non è... Ciao intanto Michele, ciao Mauro, ciao anche ho visto al Valerio, ho visto prima, a Lorenzo, a Loreno, Michele e chi non è stato dotato, chiedo scusa. E, dicevo, non me la sono sentita. Oggi ci stava e secondo me ci sta a vedere una continuazione fino ai livelli di ieri sostanzialmente, perché quello di ieri è stato un rialzo, a mio avviso, quelle che io chiamo una porcheria, adesso vedrete probabilmente tutto nero un attimo perché apro i workspace dei volumi. E, dove cavolo è? Qua. Ieri è stata una vera e propria porcheria perché con la giornata intraday, con la giornata, cioè con le news di ieri sostanzialmente, dove è iniziata per la prima volta la riduzione di bilancio da parte della Fed, i mercati sarebbero dovuti, a mio avviso, avvitarsi, si sarebbero dovuti avvitare. Ciò che sta succedendo oggi, invece ieri hanno preso tutti gli shortisti, me in primis, e per fortuna con il money management corretto, size corrette, stop loss, la perdita è stata 0,3%, quindi abbondantemente sotto al minimo 1% che era la mia perdita normale per trade, perché immaginavo potesse succedere una roba del genere e devo anche ammettere che c'è stato sostanzialmente un errore di fondo perché l'ingresso è stato corretto da un punto di vista dei livelli, poi tanto mancano 8 minuti l'apertura dell'America e poi partiamo perché praticamente ieri, adesso un po' l'ho rifatta, quindi ieri ho shortato, dove cavolo è il canale? Non si vede più qua. Ieri lui è venuto sulla manetta, io ho messo un ingresso qua su massimo ciclico, però l'errore è stato non aspettare una conferma, quindi entrare diretto sul canale, a volte paga, la maggior parte delle volte diciamo che paga. Ieri la cosa più giusta da fare, che poi è quello che ho fatto questa mattina, anche se abbiamo chiuso a zero perché non c'erano volumi, ma la cosa più giusta da fare è aspettare le conferme. La conferma io qua non l'ho avuta, sono entrato diretto e lui in maniera molto simpatica si è sparato altri 160 punti, comunque vada. Avessi lasciato lo stop loss originario che era qua, lo avrei preso tutto lo stesso, invece abbiamo chiuso prima, quindi abbiamo risparmiato dei soldi sicuramente. Dico abbiamo perché sia gli iscritti ai segnali che gli iscritti al copy trading hanno risparmiato dei soldi, ma io per primo, e ovviamente. E stamattina, come immaginavo del resto, è venuto giù, però chiaramente shortare a caso non avrebbe avuto nessun tipo di senso e quindi il mercato niente, adesso farà quello che vuole fare. Da un punto di vista tecnico, allora intanto vi sta caricando il workspace, c'è quasi. Allora, apro un secondo. Dove cavolo è? Lo trovo, eh. Allora, dove è finito? Forse qua? Ah, è qua che scemo. Allora, eccoli qua. Vi metto, non lo metto mai, sapete che non faccio quasi mai pubblicità a me stesso, metto soltanto due link. Il primo quello per approfondire eventualmente per chi volesse il copy trading, quindi collegarsi al mio conto di copy trading. E il secondo, beh, trovate poi tutto quanto lì, perché lì dentro c'è anche eventualmente come aprire il conto per poter lavorare con il copy trading, ed è questo, lo metto qua. E questo è il risultato. La maggior parte di voi probabilmente li vede nei miei report che faccio quotidiani, no, quotidiani, no, settimanali, perché non voglio rompere le scatole tutti i giorni con le stesse cose. Mancano due screen e poi il workspace è aperto. Questo è il report, il conto del copy trading da 1000 euro. Sul link che vi ho fatto vedere ci si può collegare. Aperto a settembre del 2021, tanto mancano 5 minuti all'apertura dell'America. Questi sono i risultati. Questa è una equity
direi buona, con un drawdown molto basso, che è la cosa più importante, che quindi sostanzialmente consente tranquillità. La cosa interessante del copy control FX, che permette a chi si collega di impostare uno stop loss sulla equity, che io suggerisco sempre di mettere. Io suggerisco un 10%, ma in realtà è sufficiente anche meno, però un 10% direi che ci sta come totale drawdown, in modo tale che raggiunto quella cifra lì, speriamo mai, si disattivano le operazioni. Quindi sei proprio sicuro al 100%, ed è un buon metodo. Vedo che qua tra gli iscritti c'è qualcuno che è collegato a me e che quindi credo che possa dare conferma. Stesso discorso vale per i segnali intraday, per chi li volesse approfittarne. Non sono segnali a basso costo, questo è un dato di fatto, hanno un costo di 99 euro al mese, però i risultati sono quelli che vedete, quindi se si è capitalizzati un minimo da affrontare quel tipo di spesa, allora è un buon servizio anch'esso, anche perché include tutte le analisi, quindi è proprio ben fatto. Allora, intanto passiamo all'altra analisi. DAX, che comunque tendenzialmente pomeriggio mi piace poco fare, dal punto di vista tecnico, poi guardiamo la ciclica chiaramente e i volumi, da un punto di vista tecnico, lavagna, siamo vicini a questo livello, quindi il livello di questo canale rialzista, canale che ho fatto partire il 25 di maggio con, diciamo, conferma della sua formazione il 2 di giugno, quindi oggi, e vediamo che il prezzo è quasi arrivato. Non so se c'è già l'allarme, lo vado a mettere, così se lo raggiunge suona. Ok, dovesse toccarlo, poi comunque guardiamo come saremmo messi ciclicamente, allora lo si potrebbe anche prendere in considerazione, perché no? E occhio croce, tecnicamente sarebbe anche su un'area di supporto, l'area sempre raggiunta oggi, raggiunta ieri, pardon, in apertura, dove è partito sostanzialmente il rialzo furibondo nella giornata di ieri. Per quanto riguarda invece il Dow, fa fatica a scendere rispetto al Nasdaq e al DAX, perché vediamo un meno 1 del DAX, un meno 1,5 del Nasdaq. In realtà se la giocano il Dow Jones e il DAX, del resto viaggiano all'unisono, anche S&P sta scendendo per benino, vedo che è un po' tutto rosso sostanzialmente nella giornata di oggi. Vedremo poi come comunque proseguirà con l'America. È indubbiamente interessante vedere che c'è tutto questo spazio vuoto. Io il canale l'ho lasciato perché in realtà è fuoriuscito adesso, di nuovo è rientrato dentro, quindi questo supporto lo mantengo valido. Vediamo un po' se lo andiamo a mettere così. E beh, va bene uguale. Ancora di più, vediamo che di spazio ce n'è ancora di più rispetto a quello che c'era poc'anzi. C'è una bella area di supporto. Questo è CFD, attenzione, e Future ce l'abbiamo di là. L'area è 32.750 per quanto riguarda il CFD. Adesso andiamo a vedere comunque su i Future. L'oscillatore che comunque valuto per avere un'informazione in più rimane l'ipervenduto a confermare il rialzo eventuale ciclico per quanto riguarda il Dow, per il Nasdaq idem, e siamo su un 30 minuti, e per il DAX idem. Quindi da un punto di vista stocastico siamo sicuramente posizionati in maniera corretta. E, ciclicamente parlando, qui abbiamo il Nasdaq. C'è un minimo previsto intorno alle 16:40, grosso modo. Ricordo sempre che gli orari, al di là che sono un'ora avanti sulla piattaforma, non so come mai non c'era scritta, devo averla cancellata involontariamente. Sono un'ora avanti rispetto all'orario nostro, perché ovviamente è in funzione del server su cui si appoggia il broker, e l'orario, lo vediamo qua, è un'ora avanti, 16:28, invece in realtà sono le 15:28. Oppure ho chiuso tutto, perché mi dice che la qualità fa schifo. Vedete bene? Chiudo anche questo, che magari adesso non serve. Esce dall'applicazione. Ok. Però tutto quello che c'era da chiudere l'ho chiuso sostanzialmente. Povero computer, non ce la fa più. Ok. Perfetto, grazie Roby. Dicevo, sta venendo giù sicuramente molto bene. Il minimo è previsto indicativamente qua. Andiamo un po' a vedere. Le FLD sono brutte perché tutta questa fascia senza swing ha incasinato un po' la vita, no? Questo non è il minimo molto probabilmente qua. Allora facciamo una cosa, vado a fare le misurazioni con la notazione cicli, almeno abbiamo un quadro più direi omogeneo. 10 ore, 11 ore ci siamo, questo è indubbiamente di più, 11 ore sarà più o meno qua, 8 ore, allora siamo allineati con un 10 qua, non sembrava, sarà un pelo di più, 12 ore 45, potremmo essere più o meno in quest'area. Questa diciamo che per mantenere la durata precedente tra le 10 e le 11 dovrebbe essere questo il minimo, quindi ci sta un pelo di varianza. La grande volatilità dovrebbe aver causato un allargamento del ciclo, come tipico, perché qui era rimasto
sostanzialmente un giorno intero bloccato, poi è partita la grande volatilità, quindi l'ho dilata. Ecco che in realtà il minimo posizionato dopo ci sta. A questo punto qui, che i minimi di ieri sono praticamente sicuri ormai, vediamo se sicuro in questo mese non c'è niente, però non mi stupirebbe se dovesse arrivare sostanzialmente qua per darci a questo punto un'opportunità ancora più favorevole. Andiamo a vedere i livelli volume, ma prima prendiamo il profile come sempre. Questo è il profile normalissimo, 30 minuti del Nasdaq. Troppa roba, povero computer, tra un po' esplode. Non c'è più niente da chiudere. Scusate, provo a dare una sbirciata qua, se ho qualcosa da poter chiudere. Dica, vabbè, tutta questa roba qui si può togliere, tanto non mi serve più. Questo, ma non dovrebbero essere qua a consumare niente. Era Volsis che giustamente consuma, TradingView anche, però TradingView l'ho oscurato. Beh, questo lo levo. Bitcoin lo salvo e lo tolgo. 260 meno Bitcoin non è male. Sta confermando il calo degli indici dell'azionario. Bitcoin è un anticipatore, secondo me. Allora, intanto chiudiamo qua, guardiamo il Nasdaq. Nasdaq è arrivato su questa bell'area, quindi abbiamo già una prima indicazione di, siamo su un bel livello di supporto. Ok. Quindi ci sta questo come area di supporto per quanto riguarda il Nasdaq per andare a cercare qualcosa di interessante. Come sempre non entro subito perché secondo me è pericoloso, piuttosto perdo il treno. Se perdiamo un treno fa niente, non muore nessuno, come si dice. Allora, ha tenuto perfettamente, lo vediamo, questa area supportiva ha creato anche quello che sono come si chiama, i miei parametri per confermare un possibile rimbalzo, quindi qua il livello di supporto c'era, quindi lo sta confermando, tanto volume, quindi un possibile climax sicuramente lo si sta verificando, cioè si sta verificando in questo momento. Vediamo se ci sono altri livelli d'altra parte. Ciao Marco, benvenuto. Qui non vedo niente di interessante. Dopo il livello dove ci siamo fermati adesso, 12.638, 12,6 e sì, più o meno lui, 38, si cancellasse di qua. Che cazzarola è successo? Dai. Utente XB, che non so il tuo nome. Dicevo, dopo comunque quel livello lì, abbiamo uno sbilanciamento, cioè non c'è nulla al momento di interessante per 170 punti, che sono tantissimi, chiaramente non giustificherebbe un ingresso con uno stop loss di 170 punti. A questo punto qua mi piace di più, mi piacerebbe di più vedere un retest, qua qui c'è il POC giornaliero, comunque un retest su quest'area per poter eventualmente andare a prendere una posizione. Questo lo tengo perché il mercato non lo ha rotto, quindi è un livello che possiamo tenere. Mi sa che ci fondiamo tutta la giornata, già 50 punti se li ha fatti. L'ultima diretta abbiamo preso uno stop piccolo, non l'abbiamo preso. Diciamo che le dirette non mi portano granché bene, se devo essere sincero. Ne faccio poche, però non portano granché bene. O non si fa nulla o si tribola come pochi. Comunque, stiamo a vedere se un ingresso qua è improponibile. Qua c'è il po', quindi mi piacerebbe una roba del genere o sostanzialmente un ritorno qui per poter rientrare o perché no, una tenuta qua. Per poter poi rientrare successivamente. Tanto lasciamo un attimo lì maturare, guardiamo il DAO, se ha qualcosa di interessante, ma anche il DAX stesso. Tanto vediamo che siamo comunque in anticipo, no? Andiamo a vedere intanto il DAX ciclicamente, che non me lo ricordo più. DAX ciclicamente, anche lui è molto bello, anche lui in ritardo, c'è l'anticipo mostruoso. Adesso sul ciclo, minimo previsto per le 16, quindi ancora una mezz'oretta per poter prendere qualche indicazione. Qua siamo sotto le medie, il che non ci dà, beh, siamo sotto ma vicino. Medie mobili cicliche, per chi non lo sa, non le conosce, non sono medie mobili, diciamo, fisse, sono sempre supporto e resistenza dinamiche, questo sì, però sono variabili perché si settano automaticamente in funzione del ciclo analizzato. In questo caso un ciclo a 548 candele, quindi in 2 giorni per me è la media mobile gialla a 548 candele. Quella blu è quella metà da un giorno, da 274. E sono sentite molto dal mercato. In realtà, per dirvela tutta, qualsiasi media mobile si vada a mettere sulla piattaforma, qualsiasi valore, anche il più strampalato, tiene. Okay?
ma proprio tutte, non c'è un numero che non tenga delle medie mobili, però le medie mobili cicliche in questo caso hanno una componente più statistica, no? Io utilizzo, per quanto riguarda la mia operatività, io utilizzo questi cicli intraday, un giorno, 2 giorni, 5 giorni, quindi vado a usare queste medie e hanno una tenuta che per me è un valore statistico, un allontanamento dalle medie mobili di X, su una media mobile da 576 candele, mi dice che su un ciclo da 2 giorni, quando si allontana di X, mi posso aspettare eventualmente uno stallo del mercato, oppure se sono vicino alle medie, mi posso aspettare che arrivi più o meno fino là. E questo porta ad avere una sorta di target da potersi creare, o perché no, anche poi un ingresso contro trend. Per chi non è pratico conoscitore dell'analisi ciclica, l'analisi ciclica non ha un trend o un controtrend, perché la logica dice che sono i cicli di mercato che creano i trend, quindi li fanno nascere. Quindi per cui con l'analisi ciclica, tra virgolette, si è sempre in trend. Ovvio, fosse così, non sbaglierei mai. Ci sono giornate come quelle di ieri, in cui tutte le fasi, cioè una fase viene completamente saltata. Qua vediamo che ieri ha saltato totalmente la fase ribassista, questo è il DAX, ha saltato tutto questa fase qua, e quindi non è nata la fase ribassista, che poi è andata poi invece a essere di nu nuovamente precisa successivamente. Questi sono gli unici momenti in cui lo stop loss per me è probabile, se sono a mercato chiaramente. Se invece non sono a mercato e ho anche la pazienza di aspettare, quindi non entrare diretto, aspettare e piuttosto perdere il treno, allora diventa veramente difficile essere dalla parte sbagliata del mercato, che non vuol dire non prendere e non subire perdite. Queste sono due cose diverse. Le perdite non le subiscono i campioni delle dirette, quelli che non fanno mai un evento di trading live, ma neanche le analisi fanno live, spiegano solo le analisi il giorno dopo. Quel tipo di trader non prende mai stop loss, invece un trading live, uno fa vedere come si lavora, uno fa vedere che tipo di metodo c'è dietro, un metodo standardizzato. E soprattutto si prendono gli stop loss in diretta, che tanto, ahimè, purtroppo fanno parte del mestiere, non è che si possa scappare di lì. Però, come sempre, l'importante, scusate, ma vicini di casa che trapano, come sempre l'importante è che i profitti alla fine siano più degli stop, poi i secondi sono obbligatori. Dimmi, Roby. Cioè, obbligatorio, non gli top, ma arriva. Allora, intanto, mentre scrive la domanda e Roberto, o Roberta, non so. E allora, nella mia analisi ciclica la velocità non c'è, quindi non ti so dare spiegazioni su quello, Roberto. E, con la mia analisi ciclica io utilizzo il concetto dell'ampiezza, no? Del ciclo. E, tanto questo non è un segreto, lo posso tranquillamente, come si dice, divulgare, ci mancherebbe. Se il mercato può essere laterale, può essere in tendenza, con più o meno tendenza, no? L'ampiezza, che poi è in funzione della volatilità, è piccolissima sta striscia, è quella che nel mio caso determina la lunghezza di un ciclo. Se io ho un ciclo, supponiamo così, da 576 giorni, se un ciclo medio da 576 giorni si ritrova con una volatilità molto più grande, ok? Quindi non so, la fase di rialzo, anziché fare così, il mercato fa così. Ecco che per sua natura il ciclo si estenderà, diventerà un po' più lungo, quindi si andrà ad ampliare. Quando invece la volatilità diminuisce, il ciclo si andrà a contrarre, quindi un po' più stretto. La velocità, presumo, perché adesso non me la ricordo perché non fa parte del mio metodo, però l'avevo letta su altri metodi, implica quanta strada può fare il mercato. Io quel tipo di discorso lo faccio con i volumi personalmente, perché è più oggettivo. Perché con i volumi si vede se il movimento è sorretto dal volume e si vede se ci sono i livelli, su determinati livelli di prezzo, situazioni che possono farci capire che il mercato non avrà più. La velocità è un indicatore di momentum, non è un indicatore previsionale, e quindi è come se fosse un volume. La velocità rallenta quando il mercato ha rallentato, non rallenta prima. Se male non ricordo, Roberto, però ti dico, prendilo con beneficio di inventario. Tutti gli indicatori sono di momentum, tranne l'indicatore ciclico. Anche il volume è un indicatore di momentum, però abbinato, questo è il, scusatemi, DAX. Qui però abbinato all'analisi ciclica, ecco che il volume, se lo andiamo a vedere nel momento corretto, ci fa capire se su quel livello qualcosa sta succedendo oppure no. Secondo me sono i due indicatori da usare tassativamente insieme per riuscire a ottenere il massimo, perché anche un volume stesso
non ci dice niente di quello che accadrà sul mercato, proprio niente, niente, niente. Ma l'abbinamento invece è tanta roba, sicuramente, perché anche il volume, nel momento in cui il mercato si ferma, lo vediamo quando si è fermato, non prima, anche se in realtà determinate situazioni ce lo fanno capire sicuramente prima, come i climax, come gli assorbimenti, come tante, tante altre informazioni che una candela footprint è in grado di dare. Se mi date 2 secondi, chiudo una finestra perché qua c'è una corrente bestiale che c'è un temporalone. Ecco, di analisi ciclica, ciclica ce l'ha il plurale, ce ne sono una miriade, ce ne sono tantissime. E tutte sono valide perché per me chi fa analisi ciclica è a prescindere un passo avanti rispetto a chi non la vuole neanche considerare. Io ero uno di quelli che la odiava, la disprezzava e come si chiama? La prendeva anche in giro, quindi mi sono praticamente preso in giro da solo per tanti anni prima di affrontarla. Poi una volta che la si prova anche solo a guardare, si capisce che non se ne può più fare a meno, cioè senza analisi ciclica, quando si iniziano a guardare i mercati ciclicamente, non si riesce più a lavorare. Vedono delle cose che normalmente non si vedono e dà delle informazioni molto importanti perché permette di entrare al momento giusto, anziché al momento, tra virgolette, magari sbagliato. Poi ci sono vari tipi di analisi ciclica, c'è chi utilizza un ciclo fisso e ci adatta al mercato al suo interno, ad esempio un metodo che dal mio punto di vista è poco coerente, chi come me invece ha una serie di cicli, perché dipende molto dal ciclo dominante in quel momento da parte del mercato e che quindi giustamente adatta il ciclo al mercato, io uso da un 18 mesi a un giorno come cicli, e il ciclo dominante che poi è quello che maggiormente si vede sostanzialmente, come movimento di mercato è quello che si va a utilizzare in quel momento. Non sono tante le analisi, tutte sicuramente avanti, perché consentono di utilizzare un lato in più, lo dico io, di uno schermo. E la maggior parte purtroppo dei trader nasce lavorando questo lato qua. Ma la mia domanda è, cellulare a parte, ci sarà un motivo se il lato maggiore di un grafico è quello del tempo e non è quello del prezzo? Un motivo ci sarà ben, non è solo grafico. Noi l'unica cosa che abbiamo di sicuro, che vediamo ripetere sui mercati, sono le oscillazioni da parte del mercato. Lo metto sui trading view perché si vedono meglio. Sono le oscillazioni da parte del mercato. Quindi il mercato che cosa fa sempre, ma proprio sempre, 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 qualsiasi mercato, che cos'è che fa sempre, sempre, sempre? Fa così. Queste cose qua, i livelli di prezzo, il mercato può quei prezzi lì non vederli per decenni. Gli indici sono quell'esempio lì. Quindi non usare l'analisi ciclica, scusatemi, da stupidi. Essere tarati nel cervello e non voler assolutamente vedere le cose come stanno. Se ci è servito invece a capire che un mercato in salita o in discesa o in laterale lui farà sempre così, cambia tutto perché un massimo minimo li avremo in qualsiasi tendenza e diventa molto più facile allungare qua che prendere un long qua perché è stato breccato un livello e poi magari siamo sul massimo pronti per scendere, che poi è quello che fa la maggior parte dei traders che lavora con i breakout, prende breakout finché ce ne sono. Un assorbimento per dire la veloce è quando, ad esempio, il mercato vale sia in salita che in discesa. Sul mercato sale stanno, tra virgolette, vincendo i compratori. Un assorbimento quando i venditori vanno ad assorbire tutti i contratti che hanno in essere i compratori e viceversa. Quelle cose le vedi con i volumi, ma le vedi nel momento in cui si stanno formando, perché comunque i campanelli d'allarme vengono generati prima. Bisogna saperli leggere e i volumi, secondo me, sono qualcosa di alquanto personale. Credo che tantissimi traders volumetrici abbiano metodologie diverse una con l'altra, okay? Perché poi ci si costruisce chiaramente un proprio metodo. Intanto siamo arrivati sui minimi di ieri. Personalmente li lavoro solo su massimi e minimi ciclici, i volumi, però danno indubbiamente delle indicazioni. Guarda che sta per accadere qualcosa, cioè si vede che gli operatori qualcosa stanno combinando sul mercato. Quello unito al tempo. Ragazzi, cioè avete tutto quello che serve per essere profittevoli nel trading. Una volta trovato un metodo che funziona, che sia replicabile, che sia sempre uguale, allora si possono fare anche tutti i discorsi di money management, di gestione della psicologia, tutto quello che si vuole, che prima non servono a niente. Se non si ha un metodo, mi dispiace, ma si perde soldi con tutto il money management di questo mondo.
anche perché non lo si riesce a mantenere perché si è sempre dalla parte sbagliata del mercato. Come si fa a vedere se un trader o intanto siamo quasi arrivati sui livelli e poi ci rimettiamo sul mercato, come si fa a vedere se un trader o un fornitore di servizi ha sostanzialmente un metodo, a parte chiaramente un risultato da poter vedere, e che tutti i trader, i trade che fa, uno ce li abbia da farvi vedere, e provate a chiedere in quanti hanno l'elenco dei propri trader, dei propri trade, non ce li ha nessuno. E due, che devono essere sempre uguali. Se voi prendete sul mio sito e andate su dettagli operazioni, mancano solo, ne manca una di ieri, poi stasera la metto, e se voi andate giù, io lavoro sempre alla stessa maniera. Ciclica, volumi, ciclica, volumi, ciclica, volumi, ciclica, cioè non cambia mai. Sul minimo ciclico vado long, sul massimo ciclico vado short. Questo vuol dire che è un metodo, ma è sempre lo stesso il metodo. Anche gli ingressi sono sempre gli stessi. Un metodo equivale a sicurezza, equivale a poterci anche studiare sopra poi un money management e riuscire anche a trovare serenità da un punto di vista psicologico. Allora, quindi torniamo a noi. DAX, bel minimo. Sicuramente. Andiamo un po' a vedere i volumi del DAX, anche se, ripeto, a me piace poco fare il DAX a quest'ora. Ah, anche qua, per chi magari mi vede la prima volta, vedete qua che c'è scritto, in parte un po' di scarabocchi, c'è scritto qua demo server, giallo non si vede, proviamo con un blu. Demo server, questo conto qui è collegato a Telegram per inviare segnali, e praticamente è qua. Quindi qui vengono questi segnali qua, vengono inviati quando clicco qui, no? E poi perché è collegato a una cosa che si chiama SafeMoney, dove sul VPS, dove sostanzialmente è collegato al conto reale, in modo tale che se faccio scemenze le faccio qua e là si chiude da solo. Il mio money management sull'MT4 è un software che mi sono fatto creare per proteggermi da me stesso, perché le cazzate le faccio ancora, naturalmente. Ovviamente credo di essere l'unico trader a farle perché nessuno le fa mai. Io, che ahimè ho questo difetto che dopo 15 anni di cazzate ne faccio ancora, ho capito che dovevo ammettere i miei limiti, e quindi c'è qualcosa che lavora al mio posto. E il robot non gliene frega niente. Se cavolo ho sbagliato di 5 punti mettere lo stop, magari torno indietro, lui mi chiude, è finita lì la festa, e poi si rientra. Ma la verità è quella lì, Roby. La verità è che sbagliare sbagliamo sempre, e sbaglieremo per sempre. Allora, andiamo un po' a vedere il DAX. DAX, io direi intanto di qua tutto questo ambaradan lo vado a levare, perché ormai se l'è già fatto tutto. Diciamo in tre anche con Marco, che si fa camminare, si dice così. E vado ad aggiornarlo qua al momento. Queste sono le mie aree di livello, che tra poco dovrò poi iniziare a modificare come valori, perché ci avviciniamo, beh, forse più a luglio, a una carenza di volumi, quindi diventerebbe tutto giallo il grafico e non andrebbe più bene. Già il DAX lo si vede in questi orari, ne fa troppi, no? Rispetto a quello che dovrebbe essere, quindi dovrò andargli a dare una piccola modificata sicuramente. Qui non mi dispiace, poco è un po' lontano, quindi abbiamo anche spazio per eventualmente un po' di movimento. Vorrei aspettare che si inizi a formare qualcosa di interessante, che mi desse un po' di sicurezza, che potrebbe essere una roba del genere. Perché non si vede? C'è solo che la penna che non scrive su internet. E una roba. Che colore uso? Rosso? Siamo più grande. E dicevo che, mi piacerebbe se venisse a formare una cosa del genere, no? Che mi desse conferma già di un piccolo ciclo sotto, per poter entrare un po' più sicuro anziché alla Carlona. Ma allora, sono sincero, sai che non ho mai fatto caso. Il DAX ha moscetto un po' tutti i giorni dopo le 9:30, 10. Sui giorni, sono onesto e sincero, non ci ho proprio fatto caso, anche perché io lo guardo solo al mattino, il DAX, per pomeriggio non lo considero quasi più. Quindi sono onesto, ho notato poco questa cosa qua. Magari ci farò attenzione per le prossime volte, così avrò come si dice, anche un mio feedback eventualmente da poterti dare. Allora, DAX, secondo me, sta diventando brutto, perché a differenza d'America è lì fermo, cioè sono più poco, sempre laterale DAX. È proprio fatto male e non mi piace più come indice. Allora, vedo che anche America è lì che se la dorme comunque. Andiamo su. Ah no, allora il Nasdaq abbiamo fatto, giusto? Andiamo un po' a vedere come è posizionato. Tanto non sento allarmi di là, quindi non è ancora arrivato giù. Sta seguendo molto bene adesso. Ecco, per intenderci, come si vede bene come ha seguito l'analisi ciclica, giusto per darvi un'idea.
Questo qui è il ciclo di riferimento, no? Vedete che meno di 1 non posso andare. Dal 2 in poi è una proiezione, quindi non è un ciclo fatto con il senno del poi, ma è una proiezione. E il mercato sta seguendo perfettamente, qui ci ha fregato ieri perché non ha fatto questa fase, però il mercato sta seguendo perfettamente quelle che sono le onde, no? Cicliche, quindi le onde vuol dire le oscillazioni alto-basso. E si vede, e qui parliamo di 2 giorni di anticipo, questo è un ciclo che è stato creato non so che data era. Il 30 maggio, dal 30 maggio al 1 giugno, creazione del ciclo. Quindi qui abbiamo 2 giorni interi di proiezione, signori, 2 giorni dove sapevamo già prima che cosa fare. Se andate a vedere sul mio sito, le operazioni ne ho fatte, vedete il ciclo prima com'era, era lo stesso, no? Io poi aggiorno chiaramente i numeri per non avere numeri fino a 50, che non ha senso, quindi ogni giorno riparto da uno. Però volendo io potrei lasciarlo così com'è e iniziare a mettere qua questo, poi questo per i prossimi giorni, poi questo, andare all'infinito, no? Come numeri. E si può vedere, cioè, riusciremo a vedere che il mercato tranquillamente segue le componenti cicliche. Naturalmente ogni tanto bisogna dargli un'aggiustatina, perché fosse sempre preciso sarebbe una figata pazzesca, ma tendenzialmente lo è preciso. Allora, devo bere perché come al solito ho già esaurito la voce, perché non sto mai zitto. Chiedete pure, se volete. Allora. Ok. Quindi dicevamo, io DAX lo lascerei un attimo stare e mi concentrerai su America, quindi su Nasdaq eventualmente e qui invece si congela. C'è un temporale, il sole in Piemonte non è pervenuto questa stagione, cioè in questo periodo. Allora, andiamo un po' al Dow. Aspettate, voglio solo un secondo vedere a che livello siamo qua. Questo è il DAX, che però qui non è male perché è arrivato. Vabbè, magari facciamo uno strappo alla regola. L'allarme c'è già, giusto? Sì. Ok. Nasdaq. Anche lui lo ha sfiorato. Accidenti. Per un niente non l'ha toccato, si poteva già valutarlo, però magari ci arriva ancora tra poco e speriamo, anzi, così ce lo possiamo anche portare a casa. E il Dow, lontano anni luce, questo possiamo levare, ma che non ce ne frega più niente. Qui l'allarme, mi sa che non c'è. Sì, perché è grigio? Dovrebbe essere rosso. Ah, è qua. Questo di, ah, è di quello. E ok, vabbè, non manca molto. Questa è la ciclica che faccio col Bitcoin, con gli archi, perché su TradingView non ho il mio indicatore. Ho tante persone che mi chiedono l'analisi costante su Bitcoin, a quanto pare sono uno dei pochi che ci piglia. E stavo valutando anche magari col tempo di far riaprire un servizio intraday, di segnali intraday su Bitcoin. Adesso vedo un po' se farlo oppure no. S&P. Allora, S&P. Lo faccio raramente, devo essere sincero. Scusate per la tosse. Allora, vediamo un po' se sull'S&P riusciamo. Ok. E qua ci siamo, quindi qua è ancora una braccata di spazio. Questo qua io mi metterei adesso qua così. Questo ad esempio è il limite di un'analisi tecnica, no? L'analisi tecnica si tracciano trend line, canali da tutte le parti. L'analisi ciclica permette di, adesso non so se ne ho attive qua, l'analisi ciclica io traccio delle trend line che sono obiettive, sono collegate da massimi e minimi ciclici, quindi una rottura di una trend line mi dà una conferma su l'inizio o la fine di una fase ciclica. Questo è il DAX che sta intanto alzando la cappoccia. Andiamo un po'. È arrivato sul minimo del canale, quindi potremmo anche, secondo me, prenderlo in considerazione. Diamo un attimo un'occhiata qui. Nasdaq. Allora, è Nasdaq, cavolo, è rimasto scritto DAX qua sotto. Ok. Andiamo un po'. Qui ci saremmo anche, no? Nasdaq è qui.
io ho il Nasdaq, viva l'italiano, però non è male perché una chiusura sopra il POC potrebbe generare un segnale. Qua c'è anche un livello a poter utilizzare, qua ho già troppa roba che mi dà fastidio perché sono i livelli praticamente dell'alto grafico, questi rosa, no? Però questo potrebbe essere un'area, secondo me, utilizzabile per l'ingresso. Dall'altro qua, eccolo, questo è stato un assorbimento interessante, anche questo. E questo non entro nel dettaglio, però questo è stato anche, tra virgolette, un segnale abbastanza chiaro. Questo è un tipico climax. Climax, come si dice in inglese, non lo so. E questo ha fatto capire che il mercato difficilmente qui avrebbe rotto, no? Allora, aspettiamo. Qui avremo già, sarebbe interessante, uno stop loss intorno ai 100 punti, c'è di nuovo tanta volatilità, con 100, 100 e 100, però entrando tanto in percentuale, uno stop loss di 50 di 100 non cambia niente. Il fissarsi con uno stop loss di 10 punti per la mia metodologia non va bene, non sono uno scalper, quindi ho stop loss consoni. Tanto ripeto, per me uno stop loss da 100 punti o da 50 costa sempre la stessa cifra, perché ragiono in percentuale io. Infatti, andando a inserire qua per intenderci 1%, poi posso avere uno stop loss di quello che voglio, la size, fate che poi la si vedrà scritta qua. E la size viene impostata in funzione dello stop, quindi non mi cambia nulla. Allora vado anche a accendere di qui. Questo lo parcheggio di qua. E questo di qua. Anzi, no, li metto di qua, perché tanto non ho niente. Questa è una chat a sinistra, spero di riuscire a vederla. Allora, questo qui e questo qui. Beh, tutto sommato, nonostante l'invio all'ultimo secondo, una ventina lo siamo. Ventina di persone che fa trading insieme. Allora, come dicevo, mi piacerebbe questo. Adesso vederlo, non scrive, vederlo sostanzialmente risalire, non farmi un nuovo minimo o farmi un minimo più bello per poter poi cercarlo a questo punto un long. La conferma è sempre importante. Mille volte meglio perdere delle occasioni tutti i giorni, decine di occasioni tutti i giorni, anziché entrare per la droga di voler entrare al mercato, che è la cosa più difficile che abbiamo da gestire, e prendersi uno stop. Comunque il POC rimane un'area sempre molto importante, anche se gli algoritmi, i POC di giornata ormai se li giocano come vogliono, che okay? Se li sballottano da tutte le parti come vogliono, è normale che sia così. Il volume rimane ancora sicuramente una metodologia complessa per gli algoritmi delle grandi istituzioni, però i concetti base del volume profile, quelli invece vengono chiaramente spostati a loro piacimento, perché basta che si concentrino su una parte di prezzo, ecco che il volume, ecco che il POC si va a spostare e diventa magari una concentrazione di prezzo finta, no? Generata in maniera artificiosa dagli algoritmi. Infatti sta tenendo molto bene il livello di cui parlavo un attimo fa, quindi quest'area. Praticamente quest'area qui, l'area che va da 12.707 a 12.704, sta tenendo perfettamente ed è un livello che con una candela giapponese non si può vedere. Stamattina stavamo facendo una specie di discussione su un canale Telegram dove con il mio indicatore vedo tutto. No, con qualsiasi indicatore, qualsiasi oscillatore si basa sul massimo minimo apertura e chiusura. È morta lì. Si possono avere tutti i calcoli che si vogliono, ma sono tutti calcoli generati da massimo minimo apertura e chiusura. Quindi hanno comunque una capacità piccola, no? Dal punto di vista analitico. Invece il volume consente di vedere cose che non si vedono normalmente. Quest'area qua, questo livello di prezzo qua di 3 tick, da un po' di più, 7,10, 7 e 7 di 7 punti, non si vede sui grafici. Qua sì, qua ci sono delle informazioni nette. Quindi comunque un ingresso nel nostro caso sarebbe più, secondo me, idoneo farlo qui, 12.711, un punto in più. Andiamo un po', cosa facciamo? L'orario è buono, ciclicamente siamo ancora un pelino in anticipo, attaccati alle medie mobili cicliche. Aspetto ancora un attimo. Aspetto di vedere un ritorno da queste parti, allora lo andiamo a prendere. Gli spazio per il long ne abbiamo fino alle 19. Abbiamo ancora una quarantina di minuti di tempo per vederlo salire, eventualmente a rimbalzare sulle medie. Se va oltre va bene lo stesso. Rimbalzare sulle medie e poi eventualmente scendere di nuovo. Io per lo scalping. Ah, sì, a me è scaduta la sottoscrizione ieri, non l'ho rinnovata perché non lo uso. Si chiama Volbook, praticamente sono il time and sales e il book, come si dice, posizionati in maniera grafica. Quindi si vede dove c'è stata la liquidità e dove è presente la liquidità in quel momento lì.
È sicuramente un ottimo strumento, ma non credo solo per gli scalper. Io ho provato in tutti i modi, ma non riesco proprio a ricavarci un'informazione in più rispetto a quello che ho già. Allora non l'ho rinnovato più oggi, mi è scaduto ieri, non ricordo più. È un buon sicuramente per gli scalper, bisogna poi però saperla leggere. A differenza di un book che è un po' più complicato, la Volbook, esatto, che è un po' più complicato, indubbiamente la Volbook consente invece di avere tutto lì in maniera grafica. Ti giro il link se non ce l'hai, che è questo qua, che è questo qui. Qua adesso tu avevi scritto piattaforma Volsys, ma in realtà la Volbook è un referral, te lo dico, già che ce l'ho, lo uso. E qua puoi chiedere anche un demo della Volbook. Dovrai aprire eventualmente un conto demo con Rhythmic per avere un mese di dati gratuiti di Rhythmic e poter così provare la piattaforma. Rhythmic è un fornitore di data feed. Io personalmente utilizzo CQG perché non usando la Volbook, Rhythmic a me non è, come si dice, non mi dà un vantaggio in più, mi costerebbe di più, ma non mi dà un vantaggio in più. CQG per come lavoro io va più che bene. Per la Volbook invece Rhythmic è sicuramente il data feed migliore. Allora, tornando a noi, adesso qui lui sta cercando di rompere. Vediamo se rimane qua. Anche senza gioco fa. Scusate, devo levare queste strisce rosa perché non posso più. Da un fastidio, tanto il livello lo sappiamo dov'è. No. Dicevo. Anche se non dovesse per forza rimbalzare in maniera perfetta, no? Perfetta qua. Se anche lui mi torna sotto e mi chiude sopra, io lo prendo uguale, non è che cerco più di nuovo. Però la configurazione mi deve dare una conferma di uno swing già partito. È un po' come per dirla alla ciclica. Io ciclo così, no? Qua cerco il rialzo. So che un ciclo grande è composto da cicli più piccoli. Quindi io vado a cercare questo, no? Quindi lui, noi adesso siamo teoricamente qua. Quindi qui. Io aspetto che lui mi faccia così e quindi mi dia la conferma che il ciclo sotto è partito, così ho una conferma e posso prendere un long più tranquillo. Stessa cosa per lo short. Tanto questa è una roba che si dovrebbe fare a prescindere dall'analisi ciclica, no? Quindi non è un mistero. Ovvio, l'analisi ciclica semplifica tanto i volumi anche. Come dicevo nell'ultima diretta, qualora foste interessati, c'è la possibilità di farsi le lezioni con me, quindi mettere tutto insieme cicli e volumi e apprendere proprio il mio metodo di lavoro al 100%, anche perché mi piacerebbe creare un gruppo con cui fare live sempre, no? Le live tra di noi chiaramente, poter quindi condividere trading live. Tanto volume ce n'è ancora, per essere, ah no, sì, nel Nasdaq ce n'è ancora. Allora, diamo un'occhiata anche al resto, non so se mi sto fossilizzando un attimo sul Nasdaq. Vediamo un po', a parte il DAX. Il Dow, e Dow anche lui è ancora più lontano dal punto di vista temporale. Solo un attimo che carica, quindi 17, quindi un'ora. Dow però è più brutto perché non si vede, non si, qui non si capiscono i minimi. Quindi qua facciamo intanto una bella roba. Questo già non lo lascio qui, ma lo sposto qua. Quindi vado ad aggiornarlo. Quindi mi metto qua così e utilizzo questo come minimo. E quindi vado a cambiare gli orari. Devo anche adesso aggiornarlo agli abbonati, però, perché vedo che l'analisi è cambiata parecchio. Devo un po' il minimo qua, ma alla fine l'orario è sempre quello. Scusate. Quindi il Dow mi sta short, però molto brutto qua, perché lo stocastico è ipervenduto, quindi non ho questa congruenza, direi che lo posso lasciare anche stare, anche Nasdaq ha ricominciato a scendere. Magari vediamo se un po' è sbagliato qui. Qua mi sembra più corretto. Sì, tranquillamente, Marco, se vai sul sito c'è la chattina. E guarda, ce l'hai qua, aspetta, la passo. Se vai qua, il tradingpertutti.com, trovi su qualsiasi pagina compare la chattina e lì mi scrivi eventualmente se vuoi essere contattato, mi metti un telefono, un orario per chiamarti e ti spiego tutto a impegno zero, ovviamente.
Quindi ci facciamo una chiacchierata, ti spiego tutto quello che c'è da, cioè, rispondo alle tue domande e così poi decidi in serenità. Allora, dicevo, il DAO minimo me lo conferma l'FLD di 17,35, quindi saremo un po' in là al momento. Direi di, ed è a cavallo delle medie, con quello stocastico là sotto, che uso poco, però con uno stocastico là sotto, short, mi piace poco. Preferisco andare a concentrarmi sul Nasdaq, che sembrerebbe voler confermare, no? Questo è quello che dicevo prima. Venuto giù, sta creando un altro minimo. Io a chiusura di questa candela, francamente, me lo proverei. Lo possiamo provare. In questo caso, uno stop di 20. Madonna mia, 150 punti. 12,740, 12,5. Mamma mia, che bomba di stop. Su 5 minuti, giusto per darvi un'idea. 5 minuti questo. Stop loss fotonico. Stop loss fotonico. Questa è una bella. Allora, fatemi un po' vedere di qua. Settimana in settimana ero contento perché gli stop erano scesi 60-70 punti, mi piacevano di più, però cioè, tecnicamente su 5 minuti va messo qui, non è che ci siano alternative. Questo è il suo stop, livello del profile. Livello del tavolo da qua, qua c'è un po' della candela, si potrebbe metterlo qui. Però è proprio volere a tutti i costi fare uno stop loss più stretto, 40 punti in meno, la rottura, adesso deve essere qui, sarà intorno ai 100 punti. Vediamo un po'. Sta cazzeggiando comunque di brutto. Ho sbagliato. Dov'è? Ah, è qui. Il livello non cambia niente perché è qua. O se quello mi dice, quello lo prendo. Cosa devo dire? Non si può fare altrimenti. Quindi verrebbe fuori un ingresso a questo punto qua con un tipo un break even dopo un 50-60 punti. Però mi deve chiaramente adesso chiudere sopra il POC questa candela. Intanto vado a fare due conti per un ingresso di là, mezza size ovviamente, perché lo stop è doppio rispetto al mini, al solito. Quindi mi vado a mettere di qua, Nasdaq, ok. Stop loss. Andiamo un po'. Quanto è partita la nuova candela? È brutto comunque, se lo guardiamo sulle candele che si vede bene, è un pessimo grafico. Ma pessimo, pessimo proprio. Candele una dentro l'altra che si stanno mangiando vive. Non mi dà molta serenità. Anche l'S&P sto guardando, fa schifo uguale. Dow Jones, non ne parliamo. DAX, sono tutti incastrati lì uno con l'altro. La VTL è molto lontana, la mettiamo qua. Anche oggi mi sa che rimane una giornata. Ma comunque nei mercati la tendenza è tornare qui. No, io proprio quello che indica l'analisi, livelli tondi che poi spesso, cioè, spesso no, a volte coincidono. Però guardo quello che mi dice il volume non mente, no? Il numero tondo è una questione psicologica, umana, fermo restando che da quello che si legge in giro ormai soltanto più il 12% delle transazioni mondiali è gestito da esseri umani. Ciò vuol dire che l'88% è gestito da algoritmi. Okay? Gli esseri umani probabilmente sono solo più i retail, anzi anche molti di loro hanno automatizzato. E il volume, se io ho una concentrazione come qua di volume che è 12.656, 12.650, 650 è sicuramente un numero tondo, ma non è detto che sia 12.6, quindi preferisco guardare quello. Poi, per carità, io non sono di quelli che mettono uno stop loss qua. Se ho 10 punti dopo, un minimo, un massimo, io francamente
li vado a mettere lì, perché comunque quelli qua mi dice che c'è stata la concentrazione maggiore di volume, ma questo prezzo qui non è che non c'è, che è finto, e quindi lo metto. Questo livello, che è un livello estrapolato dai miei livelli di volume, ad esempio quota 12,637, 12,643. Non è un livello tondo, però vedi come qua il prezzo sta rimbalzando, no? Ma anche lì, una cosa interessante, prendiamo un grafico, no? Prendiamo un grafico a caso, ma proprio a caso, tanto qua sta morendo tutto, lasciamolo sfogarsi. Prendiamo un grafico a caso, poi prendiamo della carta velina per non scrivere direttamente sul monitor. E tracciamo un livello a casaccio, così lo possiamo fare. Metto uno qua, uno qua, uno qua, uno qua e uno qua. Ok? Sono a caso, è il bello di questo strumento che poi fa scorrere. Proviamo a fare scorrere il grafico. Ok? Ah, ho già finito, non ho più. Ah sì, vediamo se riesco a spostare. Sto andando indietro, eh? Non si può andare indietro senza che io. Ecco, vado indietro. Se il prezzo ritornerà su quel livello lì, non lo so, vedrete, cioè, signori, l'ho tracciato a caso con un pennarello i livelli. Capite? Avete visto come erano precisi? Cioè, i livelli, qualsiasi livello noi tracciamo, funziona. Quindi vuol dire che tutti i livelli che utilizziamo sono delle stupidaggini. Tutti, da primo, sono delle stupidaggini, perché prima o poi funzionano. Ecco perché è importante attribuire al mercato un timing, quindi massimo, minimo e i volumi, perché se no non esiste il livello più importante degli altri, non c'è, inutile. Cioè, quello è stato un esempio palese, proprio palese, palese, palese. E se vado, anzi, adesso proviamo, tolgo questo. Oh, aspettate che si sta muovendo. Il Nasdaq, ah no, il DAX che si stava muovendo. Upper back, come diceva Totò. Il DAX. Queste cose qua, cioè, sono cose da osservare, no? Se uno si mette a osservare, si accorge di tante robe che dice, cavolo, ma quello che c'è scritto sui libri, quello che c'è scritto sui libri, il libro ha un unico scopo, vendere, basta, nessun altro scopo se non vendere. E quindi tutto quello che leggiamo sui libri, dobbiamo prenderci noi la briga di confutarlo, ma noi, non deve farlo l'autore dei libri per noi, dobbiamo farlo noi. L'autore ci ha fatto un grande piacere facendosi il mazzo nel scrivere un libro che dobbiamo dare sempre per scontato che sia un libro serio, sempre, e io credo che la maggior parte lo siano, ma poi dobbiamo confutarle con le informazioni lì, mettendo in dubbio tutto quello che c'è scritto. Anche perché, signori, i mercati non sono quelli degli anni 60, 70, sono un po' cambiati i mercati. Quindi, gioco forza, la maggior parte delle informazioni da presente sono cambiate. L'unica cosa che è rimasta uguale nei mercati è sostanzialmente il rapporto compratori-venditori, punto. Tutto il resto si è modificato negli anni, ma è normale. Quando ho iniziato io, 15 anni fa, nel 2007, euro-dollaro faceva 300 punti al giorno, 300 pips. Adesso, a parte i momenti assurdi, ne fa 20 o 30. Il mercato è cambiato. È cambiato completamente. Il Nasdaq faceva 15 punti al giorno, 20 punti al giorno. In 4 giorni si festeggiavano 60 punti. Adesso 60 punti li vedete, li fa su una candela a 100 minuti e uno stop di 110 punti. Vabbè, ognuno ha il proprio metodo. Il mio, ti dico, è un metodo che si basa sulla mia esperienza. Ho studiato come tutti, come gli altri, però io poi ho confutato le cose e tante, tante informazioni, secondo me, se ne può fare a meno. Poi lo vedi che anche io stesso uso un'analisi tecnica, uso solo i canali, muore lì, perché i livelli li faccio con i volumi. Uso solo un canale, ma un canale come quello di ieri, ribassista sul Nasdaq, ce n'erano due, doveva tenere, se ne è mangiato tutto. Poi col senno del poi si toglie e se ne crea un altro. O meglio, mettiamolo in questa maniera: funziona tutto e non funziona niente. L'uniche cose certe, secondo me, sono la ciclica e il volume, basta. Perché quelle sono i volumi, sono oggettivi, e la ciclica è semplicemente si vede che il movimento è sempre quello. È certo che sono cambiate moltissimo, soprattutto la volatilità, la liquidità. Dal 2008 hanno messo miliardate nei mercati quotidianamente, che con ieri hanno iniziato a drenare, quindi con ieri è iniziata una nuova fase dei mercati, secondo me. Quando se ne accorgeranno i mercati, chiaramente, perché se non se ne accorgono loro, non ce ne accorgiamo neanche noi. Tanto guardavo che Dow Jones, come il DAX, del resto è lì. Ma proviamo allora. DAX ci darebbe sicuramente uno stop un po' più umano, presumo. 60-70 punti DAX già mi piacciono di più che 110.
di Dow Jones e avremo anche e di Nasdaq, avremo anche dello spazio perché avremo a disposizione, mannaggia, non si leggono 40 punti per un primo TP. Vediamo un po'. Scusatemi, nel frattempo mi sono preso anche il Covid, ho scampato 2 anni, sono riuscito ad acchiappare, a prendermelo adesso. Infatti ho anche un mal di gola bestia, che non ho mai avuto mal di gola in tutta la mia vita. Vado ad aggiornare qua, che ho visto che mi ha messo la carlona. No, qui non ci siamo, fuori orario. Ma mi sa che mi tocca rimanere su sto simpaticone di un Nasdaq. Questo mi fa proprio schifo, non si capisce niente. Qua è completamente sballato. No, ma ce le ancora, le uso, eh. Alla fine è sempre Hearst è. Diciamo che le trend line ormai ce le ho in testa, non le traccio neanche più perché ce l'ho in testa. Le vedo così, cioè per me qua c'è una trend line, no? C'era una trend line, questa è una trend line, questa qua, però sono lontane. Questa è una trend line, guarda Robby, questo è il minimo e questo è l'altro minimo, e quindi qua si forma una trend line. Sono solo, quando poi lo fai per tanto tempo lo usi poco, le FLC non le tracci quasi più. La FLD le uso per determinare conferme di massimi e minimi, ma quando è così diventa inutilizzabile perché non si capisce un tubo. E come tu sai, questo non è il minimo dell'FLD, ma è da queste parti qua. E ma da queste parti qua faccio fatica a trovarlo. E anche quella un mezzo, vedi che non me la dà perché è piatta, è piattissima, quindi diventa un po' un casino. Purtroppo, quando si formano queste robe qui, così, quindi mi viene a mancare uno swing. L'FLD diventa difficile da utilizzare perché non si capisce. C'è poco da fare. Però la base dei miei cicli, sempre Hearst rimane, questa è roba sua, come dati. Però anche lì, Hearst il libro, l'ha scritto alla fine degli anni 50, mi pare. Nel libro originale parla di mele, pere, banane, che non si capisce neanche. Cioè, talmente è vecchio come parole, che faceva degli esempi, a parte che io e l'inglese non è che siamo propriamente amici, no? Però faceva degli esempi dove non riuscivo proprio a capirlo, quindi già lì fa capire quanto può essere cambiato il mercato, se addirittura il lessico era completamente differente quando faceva esempi riferiti alla natura, quindi ai cicli della natura, chiaramente non che parlasse di banane, pere e mele sui mercati, ci mancherebbe lui, mai e poi mai quello. Per me è stato un libro che mi ha illuminato, veramente illuminato ciò che è i mercati. Se no sarei ancora qui a rincorrere trend line, medie mobili e a disegnare canali uno dietro quell'altro ogni qualvolta uno si venga a cancellare. Niente, continua a rimanere qua sto mercato. Dove è finito? Mi manca un grafico. E niente, rimaniamo qua sul DAX. Vado a riprendere. Perché mi sa che sembrerebbe essere l'unico. Preferirei però il Dow Jones perché ha più volume. DAX muore a quest'ora. Muore come volume, te. Mamma mia, che noia anche oggi. Per esempio, i volumi, non entro nei dettagli. In questo caso, ma molti lo sapranno, i volumi verticali sono molto importanti per capire. Però queste sono cose che spiego ovviamente nelle lezioni. Sono importanti per capire quando è laterale, da che parte probabilmente esploderà, o capire qual è il lato dove sostanzialmente compratori o venditori stanno prendendo sopravvento, o meglio, qual è il lato più difeso. E se faccio un esempio, il lato più difeso è quello sopra, il mercato probabilmente romperà sotto. Se il lato più difeso è quello sotto, probabilmente il mercato romperà sopra. Questa cosa qua non si può vedere con le candele. Sì, qua sembrava di sì, questo, giusto? Wyckoff usava tantissimo i volumi, eppure quando si vedono
operatori che lavorano Wyckoff fanno sempre solo vedere i pattern di Wyckoff, i volumi chi se ne frega, quando invece li usava tantissimo lui e Dow utilizzavano tantissimo i volumi, la loro operatività era interamente basata sui volumi. La grafica, quindi il pattern grafico era successivo, perché prima con i volumi vedevano che cosa stava succedendo. Se uno si va a rileggere le loro pubblicazioni, parlano di quello, eh. Io lo conosco veramente zero, Wyckoff, ho letto un libro, ho visto i suoi pattern e mi sono sempre ripromesso di approfondirlo, anche se è un libro molto vecchio, però ho visto che comunque le conformazioni più o meno sono quelle. Quindi ancora molto, scusatemi, adesso qua, concentrazione. Concentrazione. Ma concentrazione non qua, ma io lo voglio fare qua. Lo facciamo qua. Mi piace come si è posizionato e vado a entrare a chiusura candela sopra al POC qui. Quindi rispetto a questo massimo vado a entrare qua. Sono sempre quei tanti punti di stop, perché saranno 120 punti di stop, ma lo vado a mettere qui. Nasdaq, se mi chiude sopra. Quindi su questa, da questa sono... Mettiamoci qua. Parola. Qual è? 12.716, sarà questa, esatto. Quindi vado a mettere, scusate, adesso devo mettere tutti gli ordini nelle piatte. Questo adesso devo metterlo lontano, perché lo tiro giù solo se va a posto, chiaramente. Niente, vedo che non ce la fa, quindi rimaniamo di nuovo qua a fare niente. Il mercato che non gliela fa. DAX sta facendo una flag per scendere, se stiamo a vedere, ma si vede bene qui. Qua sarebbe da shortare. Ecco, ad esempio, l'analisi ciclica, qui è proprio una flag, no? L'analisi tecnica dice, ok, se mi rompe qua vado short, probabilmente è giusto. L'analisi ciclica cosa dice? Attenzione, tu qua hai un minimo ciclico, visto, dando per scontato chiaramente che la previsione fatta sia corretta, avendo visto che se vado indietro di 100 anni, 100 anni i cicli sono sempre quelli, mi fa strano pensare che oggi non funzionino proprio, oggi decidono di non funzionare più. Quindi io un segnale del genere non lo prenderò mai. Posso perdere un treno, benissimo, ma non perderò un'opportunità, non perderò soldi. Quindi sul DAX si cerca segnale long e non segnale short, ciclicamente parlando. Sono sotto le medie mobili cicliche, questo è un po' di rottura di balle, però andrei a cercare magari un long da queste parti con uno stop loss di 60-70 punti, che avrebbe la sua logica. Questo è un vantaggio dell'analisi ciclica, va a cancellare gli eventuali falsi segnali. Segnale che in questo caso sarebbe giusto, no? Se andiamo a vedere da un punto di vista tecnico, perché si dice, cavolo, guarda, sta venendo giù, ritraccia, viene giù, flag, vendo. Oh, errore zero, eh? Prendo un trade del genere, vado a stop, non posso dire di aver sbagliato se faccio un'analisi tecnica. Certo che se uso il concetto delle onde, degli swing, allora dico, me lo potevo risparmiare. Poi ieri invece è successo quello, ieri ha rotto tutto, ho continuato a salire, non è fregato niente, perché comunque i mercati, quando poi prendo lo stop, esce il messaggio con su scritto, Paolo, sono al mercato, dei tuoi cicli non me ne frega un cazzo. Cioè, scusatemi la delicatezza, però poi esce quel messaggio lì dopo, ovviamente, no? Mi sembra abbastanza ovvio. Allora uno si scende un attimo dal piedistallo, in quel momento si era dovuto mettere le incudi nei piedi per non volare, ritorna giù, le sgancia, perché tanto rimane seduto dove era, per dirla in maniera un po' colorita. Qualsiasi metodo utilizziamo è giusto ed è sbagliato, sempre. Ma alcuni sono, secondo me, migliori degli altri. Tanto vedo che Nasdaq continua a morire. E muore tutto. Muore tutto, che ora sono le 4:30. In realtà ne ho due libri di Wyckoff. Uno è la teoria classica, l'altro è un libro di Wyckoff abbinato ai volumi, quindi dove parla di impronta dei volumi, del footprint. È su... costo anche poco, tra l'altro, su Kindle, non ricordo più il prezzo.
Però ultimamente mi sono un po' stufato di, cioè, ho preso una pausa dai libri di trading, sto leggendo libri normali, quindi extra trading, perché sennò leggevo sempre quelli. Io ho sempre letto tanti romanzi, avevo smesso di leggere per leggere solo libri di trading, dopo un po' va bene tutto, però poi a un certo punto bisogna dire basta. Perché comunque la vita è anche altro, non è solo trading. Allora, questa VTL è lontana, però qua invece, allora scusate. Lo parcheggio un attimo qua. Che è successo? Questo qui invece, questa VTL è più vicina, mi piace di più, questa trend line del DAX. Questi sono tutti mangiati, per me è l'unico che può essere ancora valido questo qui. Vado solo a prendere una compressa per la gola, arrivo subito. Eccoli. Un'altra cosa importante, Forex, ne vai più. Un'altra cosa importante è quando il mercato è laterale, è inutile, bisogna avere la forza, veramente la forza di fare alto, di stare fuori. Io, ad esempio, nei vari monitor che ho nel mio studio, no, che è in casa, ne ho sempre bene, uno per le chat e poi ne ho uno dove o guardo la TV o mi guardo un film o ascolto la musica, cioè queste robe qua, perché quando il mercato è in queste situazioni qua, o si è dei robot, non è il mio caso, o bisogna alzare i tacchi, fare altro, perché sennò si rischia di voler entrare al mercato a tutti i costi. E quando si entra al mercato in queste situazioni qui, signori, monetina, testa o croce, e pronti via. Se si è fortunati si chiude a zero, se si è sfortunati si perde. È sempre molto importante riconoscere determinate situazioni, i mercati che non vanno, non vanno. Volumi zero, vabbè, questo è DAX, volumi proprio morti, cioè morti in normali volumi del DAX. Ma perché non c'è più il grafico? Col senno del poi, forse è stato un po' più su. Ecco, qui uno short sul Dow Jones, in realtà si potrebbe prenderlo. Spazio ce n'è, tempo ce n'è. Il segnale c'è. Il mio dubbio è tutto questo ambaradan qua. Qui e qui è proprio. Qui abbiamo delle aree importanti. Questa. Oppa, allora. Dai. Questo livello qua, guardiamo adesso se tiene così. Diamo un'occhiata all'importanza dei livelli volume. Vediamo un po'. Qui avremo a disposizione 20 punti, quindi non li farei mai su DAO. Anche se sarebbero 50 punti DAX, anche qua sta iniziando a dare dei. No, sono mangiato. Queste sono aree per me molto importanti. Io qui non ci andrei, troppa roba da rompere. Ecco, diverso sarebbe da qua. Qui avremo a disposizione 100 punti. 100 punti sono tanti da DAO. DAO. Oh, non mi viene DAO. Riuscivo a dirlo. O Nasdaq è arrivato sui minimi di ieri, sul minimo della porcheria di ieri. Che nervoso! Ho fatto un ingresso giusto. Tecnicamente. Tutto un palleggiare da un grafico all'altro. In questo caso, allora, io non lavoro con lo stocastico, però è evidente, cioè non lo uso per entrare. È evidente che come sta caricando di brutto qua in niente, che è questo, ci fa capire che entrare long sarà difficile, cioè il mercato deve scendere bene per poterci dare un. In questo caso lo uso, un oscillatore da un punto di vista informativo. Anche l'S&P è totalmente in laterale, il Nasdaq è tornato lì, è tornato sui minimi. Qua siamo su un po' di roba, c'è cioè, un po' di 2 giorni fa. Minimo di oggi, POC settimanale, POC giornaliero, questo è un livellone, no? Ma livellone ore e ore. È
cancellati. È un livellone one one one. Cicliche istituzionali, io ti dico che sono l'unico trader, a quanto pare in Italia, che non sa come lavorano gli istituzionali. Quindi puoi chiedere a tutti gli altri traders presenti sui social, soprattutto tutti loro conoscono come lavora Warren Buffett, come lavora Elon Musk, come lavora Bill Gates, come lavorano i grandi traders, e tutti conoscono gli istituzionali tranne me. Quindi non ci so proprio rispondere. Eppure loro scrivono così, lo sanno tutti. Io purtroppo sono un povero tapino che vive nel suo mondo e non ho avuto la fortuna di conoscere questi grandi personaggi. Pieno di boccaloni in giro. Questa la possiamo considerare una flag, eh? Una flaggettina così la possiamo considerare, secondo me. Quindi, una rottura della flag POC giornaliero, open di 2 giorni fa, questo è un bel livello. 30 punti sono fin pochi. Vediamo se c'è qualcosa sotto da darmi un po' più di fiato. E Nasdaq, ecco, da 100 che erano, siamo scesi a... Ah no, 70, che 30. Dove ho letto 30, non lo so. Siamo scesi a 70, 70 punti sul Nasdaq, iniziano già a piacermi un po' di più. Almeno diventa un po' più... Faccio sempre piccola size, però vediamo un po' se c'è qualcosa qui. Morire se c'è qualcosa. Zero, una mazza. Niente del vecchio. Questo vediamo un po' se possiamo riciclarlo. Ma che? Ma è qua. No, sono sempre troppo. Devo usare il profile, non mi piace usare il profile per un livello di supporto resistenza. Però rimane sicuramente un segnale valido se ci rompe questa piccola flag che si sta venendo a formare. Quindi rimaniamo in attesa e vediamo se ci crea qualche opportunità sul Nasdaq. Intanto vado a sistemarmi di qua, perché almeno anche di qua la vedo meglio. Ad esempio, per un ingresso, io poi faccio così, no? Quando sui profili volume utilizzo l'autogrouping, non vedo sul footprint ogni singolo livello, se no avrei delle candele, che una candela sarebbe grande come un grafico intero. Quindi usando un grouping vuol dire che ogni tick più o meno sono 3-4 tick. Quindi in questo caso faccio così, no? E poi vado per un ingresso al mercato, prendo poi quello orizzontale, e la vado a posizionare candela su candela, e poi chiaramente l'ingresso avverrà sulla rottura della trend line, che qui vedo che muore tutto, altro che entrare al mercato, sulla rottura della trend line, però in concomitanza con la candela. Quindi poi incrocio così, e sostanzialmente questo rimane, per intenderci, poi il livello di ingresso successivamente. Dai, a questo punto Nasdaq, vai di nuovo là, vai a 12.440 dove era ieri, mancano 200 punti e lì un long obbligatorio. Ovvio, tutta questa fase di ribasso io non la posso prendere, perché la ciclica mi dice che non si deve entrare. Questo ribasso serve solo a farmi arrabbiare e a portarmi a perdere soldi entrando al mercato per vendicarmi su ieri. No, io lavoro sui CFD e lavoro con il broker Top FX, perché costa come future, in intraday non ha commissioni, ho un punto di spread, anzi 0,7-0,8 di spread, e quindi pago le commissioni addirittura più basse del future, e mi piace molto. Per i multiday va bene? No, perché ha lo swap, e quindi si paga quello che non si paga sui future, ma io multiday non lo faccio, ho risolto il problema. E tutto quello che ho fatto fare l'ho fatto sui CFD, soprattutto anche il pannellino. Questo pannellino mi gestisce in automatico tutto, mi calcola la size in automatico, posso impostare un trailing stop in candele, in step o in punti, quindi scegliere ogni quante candele fanno spostare, mi chiude in automatico l'operazione, me la mette a pari in automatico impostando la percentuale, cioè posso farglielo fare raggiunto una percentuale di guadagno, cioè sulla size, un numero di punti, un certo tipo di guadagno, e mi permette anche di avere la modalità fantasma e fregare le M24, tutte le M24
sono tarate in modo tale che quando si avvicinano a un TP, a uno stop, cambiano lo spread. Ok? La modalità fantasma, adesso qui non lo posso far partire, se no parte il segnale su Telegram. Però se io vado a inserire per intenderci, allora quando voi mettete un ordine sull'M24, l'ordine viene caricato sul server, ok, del broker. Il broker lo vede. Se invece voi utilizzate la modalità fantasma, inserite l'ordine, quindi che ne so, un pendente lo si mette qui, uno stop loss lo si mette qui, faccio un esempio, premi modalità ghost, inserisci l'ordine, premi modalità ghost, scompare l'ordine sul server, è solo sulla MetaTrader. Quindi il broker non lo vede. Verrà eseguito qua. Quando arriva qua non si allarga lo spread, sia per lo stop loss che per il TP che per gli ordini pendenti. È una figata pazzesca, la modalità fantasma. Intanto i mercati stanno collassando, letteralmente collassando. Nasdaq è arrivato quasi sui minimi di ieri. Che figli di buona donna, oh. E ieri ci sono cascato come un idiota. A parte che non sarei riuscito a fare niente. Anche oggi non fan payroll, mega positivi, crollato tutto. Del resto è una vita che non fa imparare, un dato totalmente inutile ai fini del trading, ma da un bel po' di anni che è così, eh. Eppure viene ancora ritenuto un dato iper mega fondamentale da farci ore di dirette che non servono a niente. Secondo me sono molto più utili, non perché la faccio io, ma dirette come queste o di colleghi che le fanno come me, perché bene o male si fa scuola. Ovvio, non si entra nei dettagli più assoluti, perché per quello io ho una partita IVA e un sito. E il sito deve comunque rendere, e poi poco che mi rende il sito, chiaramente. Però questa è scuola, comunque si trasmette esperienza. Tra l'altro, esperienza oggettiva, parere personale, chiaramente. Comunque, vediamo qua. Questo è Nasdaq, c'è sempre la sua bella flaggettina. Vediamo se riusciamo a prenderla. È quello che sta scendendo di più. Quant'è il Nasdaq, tra l'altro? Sarà già meno 2 oggi. Buono, non puoi vedere. 2,5, che schifo, come ieri, uguale. Stesse porcherie di ieri, uguale. Sono stato veramente un idiota, ma proprio un idiota patentato ieri. Per intenderci, ieri, come se avessi, ieri ho shortato quello che è qua, e come se adesso fosse entrato long. Cazzata. Questo è un livello, ma qua devo aspettare che si formi il mio segnale così. Se ho la ciclica è tutto, eh. Quindi questo, allora sì. Ma ormai arriviamo qua. Ecco, in questo caso qua non prendere il long sarebbe un po' da pirla, però mi sa che rinuncio, perché a questo livello qua, secondo me, un colpettino lo terrà. Non so se c'è ancora Mauro, tu l'hai tenuto ieri, poi il Nasdaq l'hai chiuso. Allora, il Marco. Ciao Marco, benvenuto. Ho appena finito adesso di parlare malissimo della tua piattaforma. No, scherzo. Come si dice? Abbiamo fatto delle belle analisi volumetriche, spiegato alcuni concetti di quelli che uso io dei volumi. Mi hanno chiesto anche un po' di info sulla Volbook. Ecco, il Marco Sartorello è uno delle proprietari, degli ideatori delle piattaforme del gruppo Volumetrica. Quindi. Bravo, hai tenuto a metà, ottimo. E, se avete qualche eventualmente informazione, potete anche scrivermela qua, poi io gliela giro al Marco tranquillamente, a parte che le può vedere. E lui, sono. Guardate, non perché è entrato, ma se dovete spendere dei soldi per i volumi, la Volsys ve la consiglio, prima perché sono italiani e una volta tanto portiamo i soldi a casa nostra. Ma poi hanno un servizio unico, 2 volte alla settimana hanno chi fa l'assistenza, che è sempre lì pronto e disponibile se qualcuno ha bisogno di collegarsi, fanno webinar. E 2 o 3 volte alla settimana, Marco, due mi pare, giusto? 2 volte alla settimana, web, dirette, Due. due, ecco, dirette, bravo che hai attivato il microfono, dirette dove fanno comunque scuola con il loro metodo di utilizzare i volumi. Sono due modi differenti, loro sono più scalper rispetto a me, è una piattaforma che è tanta roba. E devo dirvi una cosa, la piattaforma dei volumi è sicuramente un costo, ma per fare trading come si deve bisogna mettere mano al portafoglio. E più non buttare, mettere mano al portafoglio per delle cose inutili. Ma questa, la piattaforma e i volumi non sono una cosa inutile. Non sono pagato da Marco, eh.
anche Mauro, giusto, è cliente. Assolutamente no. Siamo amici, come sempre. Esatto. Eravamo qua, Marco, in attesa che ciclicamente si formassero dei segnali long, quindi sto guardando il mercato scendere con il mio bel rammarico, però le regole sono regole. Probabilmente da scalper avrei potuto prendere qualcosa di più, anzi, non ho proprio preso niente. Però sono le regole, qui mi piace perché tra poco si potrebbe venire a verificare un'opportunità, ma è l'orario che ormai inizia a piacermi poco perché siamo a venerdì alle 16:40, per me la giornata mi sa che ormai è bella che morta. L'ultimo bel livellino che ho è questo, questa è una bella area, sta tenendo. Certo che mi si spostasse il POC sotto sarebbe più bello, anche qua sta confermando questo livello, quindi non mi dispiacerebbe a questo punto prenderlo in considerazione. A questo punto però preferirei vedere una rottura e poi allora sì che me lo potrei andare a prendere. POC di ieri, primo target qua, ma questo lo levo perché ormai se l'è fumato, non serve più niente, ormai questo non vale più, quindi non mi dispiacerebbe. E qui abbiamo anche un bello sbilanciamento di quanti punti, 80 punti. Non provo a vedere se c'è uno stop, il primo che ho qua sempre i soliti 100 punti, ma il Nasdaq in questi giorni, ahimè, è così. Qui c'è una bella area supportiva, cavolo. Ma andiamo un po'. E secondo me sta anche rientrando nel canale qua. Quindi potrebbe essere una sorta di, tra virgolette, di finta, tenuta, che il trend sia alzista, dubbi non ce ne sono. E quindi una conferma sul mio 5 minuti, tenuta dei livelli qua. Questo anche mi piace come indicazione, secondo me questa è un'indicazione, tanto sforzo, poco risultato. Ci hanno provato, non sembra che non ci stiano riuscendo al momento. Vediamo un po' se qualcosa riusciamo a prenderlo. Io ho un chip qui, io potrei anche andare a mettere, se me lo conferma, tanto size metà, purtroppo sto stop che è veramente grande. Minchia, 140 punti, no, lo metto qui chiaramente. Qua sono 70. 75 punti che per me vanno bene. Andiamo un po'. Lo metto qua. Così invia l'ordine. Nasdaq di qua. Vado a mettere. Quindi al solito faccio così. Lo metto qua. Questo lo levo. E cancellati. No, fammelo prendere, non fa la carogna. Quanto manca? Pazzarola. Ricordo che questo è il demo collegato a Telegram e ha il safe money posizionato su il VPS. Poi in realtà ho la C-Trader e un'altra MT5 dall'altra parte, là devo controllare. Ma tra l'altro devo ancora guardare il video per collegare la Volsys alla C-Trader e all'MT5, perché non è, magari tu Marco mi sai rispondere, ti sfrutto, ti faccio una domanda. Se io la collego all'MT5 perché non ho guardato il video, posso mettere le site che ho sul mio broker? O Assolutamente sì. site, ah, quindi anche il mini lotto me lo posso metterla? Ah, Assolutamente sì. figata, allora lo collego così trado direttamente da lì anziché dover fare doppio. La cosa più semplice, lo colleghi e vai direttamente da lì e tradi sui MD5. Esatto, allora faccio Si è così. collegato col bridge praticamente. Sì, col bridge. Oh, perfetto, allora faccio così, ottimo. Nel weekend me lo guardo e me lo collego. Così posso fare anche io direttamente l'operazione dalla Volsys. Mi piace. Allora, bene, qua vedo che mi sta facendo qualcosa di interessante. Quindi aspetto ancora un minutino o due, quando sono a ridosso della fine della candela, sempre se sono sopra quei valori là. Ma direi di sì. Ah, c'è il POC settimanale lì, eh. Merda. Però 30 punti ci sono, 30-40 punti ci sono. Mi fido della mia ciclica, il daily è qua. Proviamo, al limite me la metto a pari subito e avrò circa un'ottantina di punti di stop. Metà side. Quindi anche qua. Allora, questo è Nasdaq 5.
Quindi faccio così. Speriamo di non fare la fine di ieri. No, dell'altro ieri. Mancano 2 minuti, quindi aspetto ancora un attimo. Tanto preparo qua. E a quant'era lo stop? Dai minimi eravamo a 28 punti. Dai minimi. 28, vabbè, quindi 12.537. Ok. Quanto manca? 40 secondi. Quindi 12.537. Vai stop. Anche qui c'è. Quindi lo vado a mettere qua. 20 secondi, quindi aspetto ancora un attimo, poi piazzo l'ordine. No, no, sulle MT5, cazzarola. Allora, no, MetaSite, ho detto Nasdaq. Ok. Di là c'è. Ok, comunico di là mezzo site. Vediamo un po' se va. Non togli sta freccia, mi dà un fastidio. Ok. Tanto essendoci di IPOC, teoricamente, se il mercato non è simpatico, il prezzo non dovrebbe neanche riuscire a romperlo, no? Allora, spostati un po' più giù. Qui siamo dai massimi. Andiamo un po'. A me non dispiace, mica un po' vicinino. È un po' vicinino il livello qua. Mi sa che non se ne fa niente oggi. Questo mi piaceva, è come segnale di freno, molto mi piaceva, moltissimo. Però poi qua sono subito morti i volumi. È vero che erano anche le 15:30 qua, quindi l'apertura. Intanto apro anche Word, così se per caso dovesse andare, chiaramente metto pari praticamente subito. Quindi l'ingresso lo metto qui, un tick sopra i massimi. Perché sia sopra. Quanto vivo? Sono 5. Bah. Chiaramente se rompe i minimi cancello, perché significa che non ce n'è proprio oggi. Che è sta linea bianca? Si toglie. Cos'è? Allora, qui ha fatto 12.609.70, 12.617. Wow. E quindi Marco, mettendo una MT5 posso usare anche il vostro strumento money management, giusto? Perché mi blocca la Volsys e quindi sì, mi... assolutamente sì, perfetto.
Questo anche mi è piaciuto, messo qui sotto, interessantissimo, che mi ha confermato questo, sostanzialmente. Questo qua a metà, non tardi nessuno. E gli altri? Anche Dax è bello, però Dax fischia, è morto. Ho volumi verticali più interessanti sul Dax che su... Scarsi come numeri. Oddio, il numero da Dax. Però... più interessanti. iPhone, Raffaele, avevo visto che c'era un ingresso. Vai venerdì. È venerdì. Tra poco lo cancelliamo, perché dopo me sta per rompere i minimi. Voglio proprio andare a rivedere i minimi di ieri, secondo me. Sono le 16:55, mezz'ora chiude Europa. Con chi ce l'ha il mio cane, non lo so. Scusate. Eccomi, scusate. Boh, io direi che lo canto. Non la rompe. Ma è troppo, troppo vuoto. Rischio anche che magari vada a pizzicarmi per un niente. Allora, cancello l'ordine. Ok, anche di là è arrivato. Ecco, per intenderci, questo è il messaggino che compare, question time quotidiano su Volumetrica, e dalle 17 alle 18 c'è l'assistenza, quindi basta collegarsi e qualsiasi dubbio con collegamento su due, cioè è un servizio... mitico, non è mandi una mail e dopo 15-20 giorni ti rispondono. Nel frattempo hai bruciato il conto. Allora, stiamo un po' a vedere se adesso si decidono a fare qualcosa di più interessante. La voglia c'era, sicuramente. C'è la voglia, l'opportunità sembrava si stesse venendo a formare, ma al momento no. Però sembrerebbe volerlo rifare, tanto siamo in tempo a rimetterlo. Ma è troppo povero qui. Sarebbe sempre lì era prima l'ingresso. Ecco, qua ad esempio abbiamo un esempio palese dell'inutilità di tradare l'oscillatore, ipervenduto praticamente da qua, dalle 9:30 di questa mattina, no? E il mercato si è fatto 400 punti di ribasso, quasi 2,7% di ribasso. Sfiga vuole che il primo ribasso è stato alle 10:30, quando cavolo, che ora era? No, erano le 12, le 11, un orario dove chiaramente non mi metto a mercato le 11, e poi se non sbaglio eravamo ancora lì che stavamo aspettando che il DAX prendesse decisione, poi l'abbiamo chiuso dalla dispersione, sì, perché a mezzogiorno per me non l'abbiamo chiuso, poi non fa un però chiaramente ci hanno tagliato fuori, ma niente, ma poi il mercato che non fa swing, un mercato che non fa per me. Uno forse dei miei difetti che io non riesco a entrare in corsa, cioè se io ho un mercato che ha fatto questo,
non riesco a entrare per dire qua. Io devo per forza vedere delle robe del genere, ma poi sono obbligato a seguire questo. Quindi se qui ho un segnale long, io non lo prendo. Come qua ho un segnale short, non lo prenderò mai. Mi perdo un movimento magari del secolo, ma non lo prenderei mai. Dai, a questo punto mi facesse una fiammata da 200 punti giù su quei livelli dei minimi di ieri, allora sarebbe già più interessante. Forse, guardarlo, sarebbe ben arrivato come tempistica, no? E direi che ci siamo quasi, eh? Aspettiamo che compaia l'indicazione. 17.40. Tanto minuto di più, minuto meno, non è quello che fa la differenza, ma il Nasdaq muore proprio. Forse fosse il Dow più bello, cioè più potrebbe generare un qualcosa di interessante. Tanto questo lo rimetto un attimo sul posto. Ah, un'altra cosa secondo me importante è quanti strumenti si possono tradare, voglio tradare, sono in grado di tradare. Allora, o siete dei campioni con i cellulari come la maggior parte dei fenomeni, allora potete fare 30 copie valutarie, anche quelle che non esistono, me le inventate, tanto lì sono tutti, ma però quelli sono gente inarrivabile per me, no? Poi ci sono quelli, diciamo, quegli sfigati, quelli che lo fanno per professione, che hanno brutto vizio di lavorare uno o due strumenti, non di più. Ma uno o due strumenti, non di più, non sullo stesso cellulare o orologio della Apple, ma hanno magari 4-5 monitor per solo due strumenti, perché se uno hanno un profile, sull'altro hanno un footprint, sull'altro hanno una Volvo, quindi con la liquidità, poi magari una piattaforma dove fare trading. Il mio suggerimento è avere pochi strumenti e conoscerli il meglio possibile. Se si decide di utilizzare uno strumento nuovo, gioco forte, bisogna abbandonarne un altro. Così come, secondo me, è sbagliato lavorare uno strumento solo, perché se il mercato non genera opportunità quel giorno, quella settimana o quel mese, voler lavorare uno strumento solo vuol dire prendere uno stop loss con grande probabilità. Questo è il mio pensiero dopo comunque parecchi anni di muffa fatta al PC. Non è che servono 1000 monitor, ma non basta neanche un portatile da 15 pollici, secondo me. Se si vuole lavorare con gli strumenti giusti, eh. Poi, come sempre, dico che sono pareri personali, nulla più, dettati da tanti anni passati qua davanti. Si arriva a un certo punto che gli strumenti si conoscono veramente bene, e con quei 2, 3, 4 strumenti si può fare, secondo me, molto. Poi se qualcuno vuole dire la propria, scriverlo ben volentieri. Niente, oggi giornata da vacanza, che ore sono? Le 5. Mi sa che voglio giusto vedere quando arriva DAX, Nasdaq là sotto che cosa fa. E poi mi sa che ti salutiamo. Ormai è arrivato, eh? Perché c'è sto cavolo di volume? Poi lo tolgo ogni volta. Quant'è? Pazzesco. Biden, economia americana più forte che mai. Quest'anno crescerà più della Cina. Ciao, presumo Sergio, e alla prossima, buon weekend a questo punto, siamo venerdì, quindi buon weekend, alla prossima. Boh gente, io direi che secondo me ci possiamo anche serenamente augurare buon weekend, è arrivato Nasdaq, perché è arrivato, manca una manciata di punti. Mancano 100 punti che penso che li farà in 2 minuti. Ma ormai non vado a entrare al mercato alle 5. Non ha poco senso. Di venerdì. Facile che là sotto, che qui un rimbalzo lo faccia. Così come facile che invece vada qua
anche quindi si faccia altri ulteriori, dai, ulteriori 100 punti, quindi per cui secondo me ci possiamo anche salutare. Mi dispiace che non sia uscito niente di interessante dal punto di vista operativo, però sono sicuro che sia stata comunque, sia stata un'oretta e mezza piacevole di scambi di informazioni. E niente, vi invito a venirmi a trovare sul mio sito iltradingpertutti.com, così c'è il canale Telegram gratuito, potete scrivere lì un po' di comunicazioni, analisi, miei report li metto con, diciamo, continuità. Ok, grazie a tutti. Più domani comunque metto la registrazione su YouTube qualora vogliate vederla o condividerla con qualcuno. E per il resto ci vediamo poi con i prossimi appuntamenti delle dirette, che saranno tendenzialmente come giornata il mercoledì, credo una volta ogni 15 giorni, ma il mercoledì per non sovrappormi sostanzialmente a nessuno. Ok? Ciao a tutti, vi auguro un buon weekend. Ciao ciao. Come si chiude adesso qui?